parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, oggi abbiamo modificato l'orario nel nostro palinsesto e d'ora in poi io sarò dalle ore su per giù, diciamo 13 fino alle 13.30. E oggi gli argomenti sono tantissimi, ma proprio tanti tanti tanti. Allora vogliamo partire da quello un po' più fortino, partiamo prima da quello e poi magari spieghiamo un argomento che da molto tempo ho in mente di cercare così, di non dico di spiegare, ma perlomeno di fare alcuni ragionamenti sopra questo argomento. È un argomento molto tecnico, però cercherò, e sperando di riuscirci naturalmente, a spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Vediamo se ci riesco. Allora, il problema del giorno è la famosa intervista che Beppe Grillo ha rilasciato al settimanale tedesco Focus. Diciamo che Beppe Grillo ha adottato la tecnica di non rilasciare a giornalisti italiani di casa, perché a sua detta, e in parte vi dico sinceramente condivido questo suo pensiero, molte volte i giornalisti travisano, scrivono un pochino quello che vogliono loro, e allora proprio in omaggio a questo principio lui ha, diciamo così, deciso di interloquire con altri giornalisti, e in particolare con quelli tedeschi, visto e considerato che il tema economico è quello prevalente. Quindi, visto e considerato che i tedeschi bene o male hanno un po' il dominio, la governance dell'economia, ed è soprattutto lì che si annidano le problematiche e le critiche nei confronti della conduzione economica europea, proprio lì naturalmente, e lì è andato e ha rilasciato, come ho detto, a questo settimanale economico, un po' come Espresso e Panorama Nostro, tanto per intenderci, una intervista dove per appunto diceva che stava maturando l'idea di fare un referendum sulla appartenenza e la continuazione della valuta euro in Italia. C'è una nota di colore in questo, vi dico la verità. Io ho scritto 2 anni fa un libro che si chiama Il fallimento dell'euro col punto interrogativo, 2 anni fa, e in uno dei capitoli dicevo: sono convinto che se si dovesse indire un referendum sulla continuazione della permanenza dell'euro in Italia, ci sarebbe la fila della gente sin dal giorno prima davanti ai seggi, perché avevo già un pochino così intuito il disagio che noi italiani avevamo ormai nei confronti della gestione. Però bisogna fare dei distinguo, perché un conto è riprendersela un pochino con questo tipo di gestione, e un'altra cosa invece è parlare di euro. È un po' come quello che dice: io non vado più in chiesa non perché non ci credo, non ci vado perché ci sono i preti che si sono comportati male. Che alcuni preti si sono comportati male non significa che debbano estraniarmi dal fatto che io vada in chiesa o ci credo. È la stessa identica cosa. Un conto è dire: no, io non voglio più far parte dell'euro perché ci sono delle persone in Europa che si sono appropriate di questo meccanismo e non sono più secondo i dettami che c'erano stati promessi. Un conto è dire: no, guarda, io esco perché quest'euro non fa per noi, indipendentemente dalla gestione. È un pochino la stessa cosa, perdonatemi la similitudine, ma credo di aver reso l'idea. Ebbene, è stato criticato in Germania, anzi in Germania si sono un po' preoccupati da questo. E cosa è successo? È successo che c'è stata una controrisposta italiana, e la controrisposta italiana, un pochino, a dire la verità, me ne assumo una piccolissima parte anche io la paternità, perché l'unica persona che poteva rispondere in maniera adeguata dall'alto della sua professionalità e soprattutto dal fatto che se ne è occupato da tanti tanti anni di questo problema è l'economista Savona, il quale ha risposto, perché gli ho detto: ma rispondi, tu hai le possibilità per rispondere, anche perché, diciamo la verità, se viene interpretato male il discorso noi ce la passiamo brutta, poi vi dirò il perché. E lui ha risposto, ha detto: attenzione, l'Italia sicuramente si deve dotare di un piano B, il famoso piano B
nel caso in cui le cose precipitino, ma soprattutto deve essere visto come un piano deterrente. L'ho sempre detto, e non mi stuferò nel dirlo, che fin tanto noi diciamo sempre di sì a tutti quanti e gli altri naturalmente se ne approfittano. Se invece noi abbiamo la capacità anche di dare delle soluzioni alternativa o dire guardate che se voi non siete disponibili a venire incontro alle nostre esigenze e mi dispiace, noi siamo costretti anche a prendere delle soluzioni radicali fino addirittura a mettere in atto il piano B. Questa è un po' l'essenza. Quindi se andate a vedere anche sui giornali, oggi su Repubblica era riportata questa intervista di Grillo contro risposta, diciamo una che mi sembra invece una giusta linea da tenere. Perché dico bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti per un motivo molto semplice. Voi lo sapete quanto tempo ci ha messo la Banca d'Italia per poter stampare le banconote e le monete dell'euro? Ci ha messo 3 anni. E guardate che sia le banconote che le monete ne sono state stampate in numero quantitativo inferiore rispetto a quelle della lira che andava a sostituire, perché il valore è più grande, no? Noi abbiamo le monete da 2 euro che sono di fatto 4.000 lire, prima dovevamo coniare le monete pure da 50-100 lire, a voglia te, non solo, ma anche la carta moneta, al massimo noi all'ultimo avevamo le banconote da 500.000 lire, beato chi l'ha vista, e qui addirittura abbiamo le banconote da 500, d'altronde le 50 euro hanno preso il posto delle 50.000 lire, diciamocelo, anche se in effetti nel valore di concambio sono 100.000 lire di fatto, anzi adesso ancora di meno a dire la verità. Però che cosa vuol dire? Che non si può dire da domani mattina usciamo dall'euro, poi cosa andiamo, cosa abbiamo nel portafoglio, che cosa ci mettiamo? È necessario anche tecnicamente predisporre dei piani ben precisi, perché quando si fanno o si dicono queste cose bisogna già avere tutta l'operazione è già pronta. Non si può dire noi fra 3 anni usciamo, perché nel frattempo capite bene che avviene giù la volta celeste, chiaramente veniamo subito presi in ostaggio dei mercati e abbiamo visto che cosa succede quando purtroppo i mercati prendono il sopravvento. E allora è necessario sicuramente imbastire un discorso fra tutte le forze politiche per vedere il da farsi. È chiaro che io la mia teoria, credo che sia l'unica perseguibile e la più condivisa, è proprio quella di mettersi intorno a un tavolino e parlare. Non vorrei che ci sia una preclusione da parte specialmente dalla parte dura dei falchi dell'Unione, che sono i tedeschi. D'altronde sono confortato dal fatto che oggi anche altri paesi che fino a poco tempo fa ritenevamo più che virtuosi non se la passano molto bene, e alludo alla Francia. Anche la Francia se la sta passando maluccio, e quindi, come si dice dalle parti nostre, mal comune mezzo gaudio. E allora noi siamo convinti che magari andando sotto ad Hollande si possa giungere a una qualche cosa di condivisa, come per dire molliamo un po' la rigidità. E questo mi permette di introdurre il discorso che facevo prima, tecnico. Qual è? È quello del moltiplicatore fiscale. Molti magari l'hanno letto sui giornali, però magari nessuno ha avuto la voglia di andarselo a vedere che cosa significa. Allora, lo spunto è che sono usciti questi benedetti dati da parte dell'Istat che fanno una fotografia della situazione economica del 2012, da cui noi purtroppo apprendiamo, ce ne eravamo accorti sulle nostre spalle, ma qui abbiamo avuto la certificazione dei numeri, che il PIL, cioè il prodotto interno lordo, è sceso del 2,4%, e addirittura il famoso rapporto debito pubblico PIL, quello che come il taglione abbiamo sulla testa, l'Europa non fa altro che ricordarcelo che siamo praticamente secondi solo alla Grecia, addirittura è arrivata al 127%. E badate bene che questo 127% è un buon dato, perché al 31 dicembre il debito si è leggermente contratto, avevamo sfondato i 2.000
miliardi 2014, mentre invece con l'ultimo gettito IMU si è ridotto ed è arrivato a 1988,7, sempre altissimo, però sicuramente meno di quello sfondamento dei 2000, e ha fatto sì che il PIL sia, il rapporto deficit pubblico PIL sia al 127%, sempre altissimo per carità, però almeno non aveva sfondato quel 130%, che è un altro livello sempre molto psicologico. Mi stanno togliendo la linea in maniera forzata dall'altra parte del vetro, io gliela do volentieri, ma proprio per pochissimi istanti. Poi vediamo questa volta che musica mette, perché adesso noi mettiamo le musiche intorno al tema che noi svolgiamo. Vediamo un po' se questa volta ci ha azzeccato Matteo. Fra pochissimo.